Gianluca impastato contro Cristiano Malgioglio? Ecco cosa è successo dopo l'uscita dal GF VIP foto, video. Gianluca impastato contro Malgioglio? Il post di Instagram chiarisce tutto. Il comico di Zelig è stato squalificato dal GF VIP per aver pronunciato una bestemmia, anche se davanti alle telecamere ha detto di avere la coscienza pulita perché quel gergo non gli appartiene ed era una situazione conviviale. Ora che è fuori, può finalmente liberarsi di qualche sassolino fastidioso dalle scarpe e lo fa senza aspettare la canonica intervista a Verissimo e Domenica Live. Direttamente dal suo profilo Instagram, infatti, Gianluca Impastato scrive: lascio nella casa del cancelletto GF VIP dei nuovi amici che conto di ritrovare appena finirà il programma. In bocca al lupo a tutti. Aprire la valigia e trovare questo mi fa pensare che tutto sommato ho lasciato un bel ricordo e delle persone speciali. Grazie. Poi tagga tutti i concorrenti, per primo il fratello di avventura Ignazio Moser, tranne Malghi. Gianluca Impastato contro Cristiano Malgioglio? Il concorrente squalificato si sarà soltanto dimenticato di citare il paroliere oppure lo avrà fatto apposta? Propendiamo per la seconda ipotesi considerate le passate dichiarazioni su di lui quando era ancora dentro la casa. Dopo che è risultato tra i meno graditi della casa, infatti, il comico si è detto convinto che quella classifica era stata modificata per proteggere proprio Malgioglio. A loro serve uno che faccia show e regga la diretta del lunedì. E infatti Cristiano è uno dei preferiti e non è stato nominato, ha rivelato una settimana fa Impastato, perché il venerdì in confessionale ti chiedono chi nomineresti? Perché loro vedono la tendenza e molti avrebbero nominato Cristiano e loro hanno cambiato un po' per cercare di tutelarlo. Perché l'unica cosa su cui non possono intervenire è il televoto. Il televoto è insindacabile. Però è bello così, cambiano le carte e. Voi da che parte state?